siamo contenti di essere non i primi in senso proprio, ma di dare di nuovo respiro, ossigeno al cinema, al mondo del cinema, a tutti gli operatori culturali che lavorano nell'ambito dello spettacolo. Dalle piattaforme al grande schermo, con il primo festival che riparte in Italia, quello dedicato ai premi internazionali Flaiano. Si svolgerà dal 26 giugno al 2 luglio la 48ª edizione del Flaiano Film Festival al Teatro Monumento d'Annunzio di Pescara. Omaggio al regista Mario Monicelli per l'anno che segna la ripresa del cinema dopo il lungo periodo di chiusura delle sale a causa della pandemia. Ad aprire le proiezioni, sabato 26 giugno alle 20, l'attore Alessandro Gassman in occasione della pellicola Non odiare di Mauro Mancini. Intanto esserci è già un risultato importante. I numeri dello scorso anno speriamo vengano consolidati e superati. Si adotteranno tutte le misure di sicurezza necessarie. Il Flaiano quest'anno diciamo, dalla sua la forza dello scorso anno, essere riusciti a portare a termine un'edizione nelle condizioni difficili che la pandemia ha provocato, ci dà ancora maggiore consapevolezza. La serata, diciamo che il Flaiano Film Festival diventa in qualche modo più centrale anche rispetto ai premi Flaiano, e di questo ovviamente sono molto contento. E molti film verranno proiettati per la prima volta in sala a contatto col pubblico. Di programmazioni, quali film proporrete? Allora, come è successo per le edizioni precedenti, questo è il quarto anno per me alla direzione artistica del festival, il tentativo è quello di avvicinare più possibile il pubblico al festival, ai festival in generale. Non mi piacciono mai i festival che si chiudono in se stessi e chiudono le porte al pubblico più largo. Anche quest'anno, infatti, il Flaiano Film Festival fa lo sforzo di avvicinare il pubblico. Lo fa con le sezioni per bambini, lo fa con film di commedia popolari, ma lo fa anche allargando l'orizzonte a film che in qualche modo analizzano la trasformazione della società, problemi che sono venuti ad acuirsi negli ultimi anno e mezzo con le tensioni sociali che la pandemia ha provocato.